Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui con un'altra ricettina, ma prima di tutto volevo ringraziarvi perché ieri siamo arrivati a 38.000 follower sulla pagina e anche merito vostro, grazie alle vostre condivisioni, quindi se continuerete a farlo ne sarò felice. E io oggi ho pensato a un'altra ricettina molto simpatica per voi, con pochissimi ingredienti. Ingrediente madre, la bottarga di Mr. Morris, rigorosamente italiana. Un tuorlo d'uovo, quindi fate come se volete fare l'uovo sodo e ricavate solo il tuorlo, lo mettete a marinare dentro aceto di mele, sale affumicato al faggio e un po' di pepe. Questa è una chips di prezzemolo che la potete fare mettendola a 600 watt al microonde per un minuto. State attento che non bruci, se avete l'essiccatore è l'ideale, ma non tutti a casa lo abbiamo. Aglio rosso di Sulmona e olio extravergine di oliva, peperoncino. Questo servirà per fare la base dell'aglio olio. Io in padella ho cominciato a rosolare l'aglio. Questo è un aglio rosso di Sulmona prodotto da mio cugino Giacomo, che saluto, che mi segue. State attenti a non far bruciare l'aglio. Io l'ho tagliato, ho sbucciato due spicchi, l'ho tagliato a metà e ho tolto l'anima. Una volta che l'aglio è ben dorato, lo andremo a togliere. Se vi piace a casa potete anche fare delle fettine fine fine e poi mangiarle, però io di solito al ristorante non lo faccio. Andate a mettere un po' di peperoncino, solo alla fine perché essendo già secco c'è il rischio che si brucia, e dell'acqua. Andiamo ad aggiungere un po' di sale, ma non troppo perché la bottarga è molto salata. Ok. La pasta è quasi cotta, anche oggi stiamo usando uno spaghettone classico per la pasta spaghetti alla bottarga. La pasta è pronta, andremo a scolarla e a mantecare. Ok. Diamo modo a tutto l'amido di uscire, in modo tale che la pasta sia bella cremosa. Il segreto di una buona aglio olio è l'acqua di cottura. Vi ricordo che se volete seguirmi anche su Instagram mi trovate come Chef Davide Nanni. Ok. Mentre la pasta continua a cuocere, andremo... Mamma, mi passi per la patata, per favore? Ok, grazie. Andremo a fare delle scaglie di bottarga che andremo ad usare nella pasta. Ok, la pasta quasi pronta, andremo a prendere l'uovo e lo asciugheremo su un foglio di carta. Ok, vedete? La pasta è mantecata al punto giusto. Andrò ad aggiungere l'ultimo goccio d'acqua. E potremo procedere con l'incartamento.
Quindi. Ok. Mestolo. Spesso il migliore amico di un cuoco. Ok. Andiamo a posizionare la pasta al centro del piatto. Spesso l'aglio olio è una delle prime paste quando si entra in un ristorante che i titolari ti fanno fare, perché è una pasta semplice ma molto molto complessa. Poi procederemo con le scaglie di bottarga. Profumo, mi dispiace che non potete sentirlo. E poi al bordo andiamo a grattugiare l'uovo marinato. Alla fine andremo a mettere la chips di prezzemolo e il piatto è pronto.